Per lo spazio dedicato alla medicina è tornato a trovarci il dottor Ciro Esposito, che già è stato nostro ospite più volte, che è il direttore del laboratorio di patologia clinica presso l'ospedale CTO di Napoli. Grazie di essere qua Ciro, ne siamo amici nella vita, ci diamo del tu. Prima di entrare nel vivo del nostro incontro vorrei, come sempre, come di consuetudine, fare un accenno, è doveroso, a quella che è la situazione Covid. Con te l'abbiamo sempre fatta. Tu per anni sei stato anche all'ospedale Cotuggio, quindi grande esperienza, sei virologo, quindi in questo tipo di patologie. Prego. Sì, eh, buonasera a tutti. Eh, noi come azienda dei collo in genere siamo stati un po' diciamo, al centro dell'attenzione per quel che riguarda eh, l'epidemia da, da Covid. Sia al Cotugno, ma sia al Monaldi e sia al CTO, soprattutto nel, nei momenti diciamo, di acme, nei momenti dell'epidemia acuta, perché ovviamente serviva che tutti eh, i tre presidi potessero dare un loro contributo a, a migliorare un po' le condizioni di, delle persone, dei pazienti, sia da Modista Diciamo di accoglienza, di ricovero, ma soprattutto anche dal punto di vista diagnostico. Quindi noi siamo stati un po' in prima linea, in prima linea con, eh, per questa patologia, per questa pandemia, eh, insieme ovviamente al Cotugno che l'ha fatta da padrona, perché il Cotugno è un ospedale di diciamo, specializzato di malattie infettive per cui è il centro di riferimento per tutte le malattie infettive. E noi ne, anche nei nostri vari incontri che abbiamo avuto di aggiornamento di questa pandemia abbiamo sempre eh, cercato di dare informazioni, informazioni ovviamente eh, scientifiche e non quelle dettate un po' tra virgolette dalla pancia o dal, dal momento, dalla moda ma proprio per cercare di dare un'informazione quanto più corretta. E abbiamo sempre detto che questa epidemia ovviamente non ci avrebbe lasciata rapidamente e che però da un certo punto poi sarebbe diventata come eh, un'epidemia un diciamo, influenzale stagionale. E dico questo perché proprio diciamo, in questi giorni anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è sulla stessa lunghezza d'onda e praticamente eh, oramai viene considerata come appunto l'influenza una malattia virale stagionale nonostante chiaramente ci sono, ancora episodi, del, eh, ci sono ancora molti casi e ci sono ancora anche diciamo eh, del, eh, dei morti chiaramente non come, eh, come prima se noi consideriamo per esempio l'ultimo osservatorio europeo sul, su quel che riguarda i, i casi di, eh, di covid praticamente l'osservatorio va diciamo ogni 28 giorni mm -hmm. e quindi se noi correliamo gli ultimi 28 giorni a quelli, agli, ai precedenti notiamo una, una diminuzione del 40% dei casi quindi chiaramente si sta andando verso una situazione no. anche se Diciamo a livello mondiale ci sono ancora diciamo, oltre 4 milioni eh, di casi che vengono ancora registrati, di, di nuovi casi. Ma parliamo di pazienti diciamo, fragili? Nel mondo. Pazienti fragili o anche persone non fragili? No, parliamo di casi. Fortunatamente eh, <ride> non, non, è, non ha più quella virulenza, quella patogenicità, noi l'abbiamo detto più volte, eh, che aveva prima. Per cui. Questo spiega perché per esempio le terapie intensive non ci sono più praticamente pazienti in terapia intensiva, quindi uno può pigliare, può anche scoprirlo occasionalmente perché anche i sintomi non sono più quelli, eh, quelli di prima, quelli di prima. E, eh, anche se ci sono alcuni sintomi che possono anche diciamo, predire e quindi spingere la persona eventualmente a fare che il è... test. Ma le mascherine ancora in alcuni casi ci sono, in altri non Ecco, abbiamo detto, diventa come l'influenza, però come l'influenza stagionale, io dico sempre, consiglio sempre, diciamo, nelle, in alcune, nelle situazioni dove è un, un soggetto fragile, un soggetto che soffre di patologie eh, polmonari croniche, chiaramente, e non solo per il SARS-CoV-2, ma anche per l'influenza, deve... Continuare il eh, consiglio che do io a mantenere le precauzioni, come per esempio la mascherina, soprattutto negli ambienti chiusi perché, chiaramente, essendo un paziente fragile, se lo dovesse se dovesse pigliare l'infezione, ma anche se piglia l'influenza, il paziente è fragile. Chi ovviamente non è vaccinato può sicuramente andare incontro poi a un peggioramento della situazione. La mascherina è sempre l'FP2, anche quella chirurgica, visto che è soltanto una prevenzione. FP2 sarebbe l'ideale, però, in mancanza di quello, anche quella la mascherina è cosiddetta chirurgica, sem sempre una difesa. Bene, allora buone per lui e per ovviamente le persone per che, che sanno. Bene, e allora invece adesso andiamo un po' più nella cronaca, si è conclusa da poco la settimana del cervello, una iniziativa che è, mi pare sia il primo anno, ci dica qualcosa. Sì, sì, sì. infatti è un'iniziativa che ha avuto un enorme successo perché, appunto, è la prima volta e è un'iniziativa che riguarda tutto quello che gira intorno alle patologie del cervello, quindi dal, dall'insonnia al. All'emicrania, all'Alzheimer, Parkinson, all'Ictus, quindi c'è stato proprio veramente si è, si è fatto un focus su tutte quelle che sono le patologie. Patologie neurologiche che ecco, se noi pensiamo alla, eh, alla numerosità di queste patologie, eh, pensiamo che ci sono 12 milioni di persone che soffrono di insonnia, ci sono 6 milioni di persone che soffrono di emicrania, di cui due terzi rappresentati dalle donne, ci sono un milione di persone che soffrono di Alzheimer, ci sono oltre 400.000 persone che soffrono di Parkinson, e che dire poi della sclerosi multipla, ovviamente anche in questo caso ci sono 90.000 90 casi con diverse centinaia di migliaia di, di soggetti che So, restano poi ovviamente con eh, dimostrano ancora gli esiti del, della patologia e, e via dicendo. Ma l'aspetto importante di questo focus è che effettivamente ha, ehm, è stato messo in evidenza oltre, diciamo, a dare delle consulenze gratuite, oltre a dare delle informazioni scientifiche giuste, quindi dettate ovviamente da lavori scientifici. <ride> l'aspetto diciamo importante è. è che si è eh, messa a nudo quel, quelli che sono i progressi di queste patologie. Quindi la ricerca e è avanzata. La ricerca è che va avanti veramente a passi da gigante in questo caso anche perché eh, l'abbiamo sempre detto allungandosi la vita media delle persone è più facile che vengano poi si, a galla si manifestano diciamo, questi tipi di patologie soprattutto l'Alzheimer, il Parkinson che sono malattie più che altre diciamo Senile. E quindi eh, si è messo in luce tutto quello che sono i progressi, da un punto di vista sia terapeutico, da un punto di vista sia eh, diagnostico, da un punto di vista prognostico, quindi si è dato molto enfasi al, per esempio all'Alzheimer con eh, la possibilità, oltre ai marcatori che attualmente già vengono effettuati sul Ligor, cioè sul liquido ceforo-rachidiano, eh, per eh, da, fare una diagnosi precoce del, di questa malattia, ma anche se senza fare diciamo, questo tipo di indagine che prevede poi una, una puntura lombare facile. un po' fastidiosa. Ma sono diciamo, dietro all'angolo ci stanno i test che possono essere fatti su plasma, che sono diciamo, altrettanto affidabili anche da un punto di vista eh, strumentale, per esempio si sono sviluppate delle risonanze magnetiche che permettono di eh, fare una diagnosi più precoce rispetto a quelle che viene fatta attualmente. E anche per quanto riguarda poi la, la, cura. la cura, ci sono... Eh, Perché attualmente per la cura vi vari c'è poco, no? Attualmente. Sì, attualmente diciamoci oltre ad alcuni farmaci, alcuni... Eh, integratori alcuni eh, consigli di stili di vita eccetera ma oggi già ci stanno dei farmaci che sono molto promettenti i cosiddetti anticorpi monoclonali come pure eh, per esempio per la sclerosi multipla ci stanno già dei farmaci gli anticorpi monoclonali ed anche dal punto di vista diagnostico dicevo dal punto di vista strumentale eh, la possibilità di fare queste risonanze che sono molto più sensibili e quindi facilitano precocemente diciamo, una diagnosi, ma addirittura anche quelle che può essere poi la possibilità di ritardare la sintomatologia attraverso la cosiddetta intelligenza artificiale, quindi a tenere impegnate le persone in modo da evitare diciamo, questa sladendizzazione di queste patologie. Dottor Ciro, anzi, detto dottore <ride> Ciro, in, questa, in questa, adesso, questo, questa marcia verso la ricerca, si è anche capito se c'è una predisposizione familiare per questo tipo di patologie oppure non c'entra niente? Ma ci sono, per quanto riguarda l'Alzheimer, per quanto riguarda l'Alzheimer è soltanto una piccolissima eh, una percentuale minima e può essere correlata a un degli aspetti diciamo, genetici e quindi ereditari, ma per, per la grandissima parte, invece, non, non sembrerebbe che ci sia una, un fattore ereditario. Però gli le studi, come dicevo prima, sono veramente, stanno andando proprio a gonfie vele e si sta adesso, è trazzo per dei lavori scientifici su riviste importanti tipo Science, uh, o Neuron, eccetera, mm -hmm. che riguardano proprio questi aspetti, e mh, importanti perché hanno, stanno cercando di mettere anche in correlazione alcune patologie, soprattutto le patologie virali, quindi la possibilità che per esempio un, una persona che nell'arco della vita ha avuto un'encefalite un virale, una, ehm, ha una probabilità, un rischio diciamo, maggiore. È stato visto, è stato correlato per questo facendo ovviamente eh, decine di migliaia di cartelle cliniche, di storie cliniche. È stato visto diciamo, che c'è questa, eh, questa correlazione che aumenta il rischio così come per esempio per la sclerosi. Eh, Proprio lo scorso anno è venuto fuori un lavoro molto importante e grosso, diciamo, come da modista numerico, dove viene, la sclerosi viene correlata a un altro virus, che è un virus cosiddetto del bacio, il virus di Epstein-Barr, la mononucleosi. Mm -hmm. Che sembrerebbe un, un uh, correlato diciamo, allo sviluppo diciamo, di questa patologia, perché in effetti sappiamo che la sclerosi poi è il danno autoimmunitario che avviene, quindi il processo infiammatorio, un po' come, avviene con, come avveniva con il SARS, con il Covid praticamente, che le persone si aggravavano non tanto per il virus, ma bensì per la reazione dell'organismo anormale, a, a abnorme, che portava ovviamente un aumento di questi fattori infiammatori, e quindi anche in questo caso della sclerosi si è capito che utilizzando delle, dei farmaci, dei cosiddetti anti, anticorpi monoclonali, eh, hanno visto che praticamente c'è un notevole miglioramento anche per di queste patologie. Bene, quindi stasera notizie confortanti sia per quanto riguarda lo stato dell'arte del, del Covid, sia per quanto riguarda questi studi, l'avanzamento della ricerca per quanto riguarda il, le patologie del cervello. Ringraziamo te Ciro, quindi ringraziamo il virologo Ciro Esposito del laboratorio di, di prima ho sbagliato forse, vero? No, no ho hai detto, detto, bene. Ho detto bene, patologia clinica. Patologia clinica Cicchio di Napoli, ospedale azienda dei colli. Grazie ancora, ti grazie aspettiamo a te, una prossima volta per una, un ulteriore aggiornamento. Altro aggiornamento. Grazie, grazie a tutti. Buonasera.